Buongiorno, ma io penso che questo non sia l'approccio giusto. Io penso che da parte di alcuni, io penso che bisogna fidarsi dei dati che vengano forniti da una parte, e dall'altra parte bisogna che i dati siano trasparenti. Questa è un'osservazione che abbiamo fatto dal primo giorno. Noi dobbiamo evitare che si discuta sulla scientificità delle scelte poste e bisogna dare libero accesso ai dati a tutti i ricercatori che vogliono confrontarsi. Vogliono misurarsi, vogliono dare una mano. Oggi abbiamo più delle conferenze stampa che dell'accessibilità di dati seri, comprensibili a chi nel mondo scientifico vuole dare una mano su questo. E su questo noi abbiamo, Ma diciamo, scusi, perché non rimarchiamo ci la sono necessità che questi il ministro dati? Speranza. Di chi Prego. è la responsabilità Guardi, se non ci sono i dati? La responsabilità è del governo, non sto facendo una discussione su questo. Lo abbiamo chiesto con grande. C'è stata una fase di timore, c'è ancora una fase di timore rispetto alla diffusione di dati molto precisi e molto utilizzabili da chi fa questo tipo di ricerche. Del resto è stata la stessa fondazione del professor Cartabellotta che anche ieri in commissione al Senato ha rimarcato la necessità di dare questi dati in maniera più ampia al mondo scientifico, e io credo che questo possa, diciamo, andare incontro a quell'esigenza di maggior trasparenza. Detto questo, non si può dire che c'è una lettura politica della zonizzazione del nostro paese. È una cosa folle, insomma, stiamo affrontando un rischio così grande per questo paese che coinvolge migliaia e milioni di italiani che hanno preoccupazione, oltre che avere legittimamente anche paura di esserne coinvolti. Non possiamo cominciare a dividere la politica, le istituzioni su una lettura che sia strumentale rispetto alle scelte che vengono fatte. Dopodiché uno può, è normale che ci sia un contraddittorio tra Stato e Regioni su alcune questioni. Del resto, abbiamo fatto una battaglia sulla necessità e sull'esigenza di dire che il governo della sanità andava fatto a livello centrale e non lasciando a ogni regione, nelle 21 regioni, titolarità per cose che invece dovevano essere governate a livello centrale, soprattutto in una situazione di emergenza come questo. Poi io penso, francamente, che noi dobbiamo trovare un modo diverso di lavorare tra maggioranza e opposizione, tra regioni e Stato in questa fase, perché ha ragione il professor Cartabellotta quando dice: guardate che il tempo davanti è ancora molto lungo, l'inverno è lungo. Le cose non si risolvono facilmente, non possiamo bloccare tutto il paese perché sotto il profilo economico non la reggiamo, abbiamo bisogno di convivere con il virus, ma abbiamo bisogno Quindi di la risposta attrezzarci per è di convivere con il. variare sui territori. Lei Ma chiedo. non solo di variare sui territori, c'è bisogno anche di far vedere che le istituzioni sono unite nelle scelte che si fanno. Dopodiché, nella sintonia che le istituzioni e la politica deve avere in una fase di emergenza come questo, è chiaro che ci saranno atteggiamenti diversi, su un grande centro urbano, un piccolo centro urbano, su una zona dove la capacità ospedaliera di servizio del territorio è diversa rispetto a una zona, Certo, però con un maggior rischio. è chiaro, quello che sta accadendo però è che ci sono delle regioni dove magari, siccome è un equilibrio, è anche un conto fra piccoli e grandi centri, a volte poi il risultato magari è una zona di grado inferiore rispetto a quello che potrebbe essere valutando le città, quindi forse servirebbero variazioni addirittura dentro i territori. Però ci arriviamo.